Al via le fasi finali anche all'Atletico 2000. L'Alitalia non intende perdere quota dopo aver dimostrato un'ottima intesa con le competizioni ad eliminazione diretta, avendo raggiunto la finale di Coppa Italia di fronte all'esperienza del gruppo Projetim, che in passato ha già superato i playoff promozione, arrivando a calcare i palcoscenici della massima serie. Buonasera e benvenuti qui a Via di Centocelle. Come avrete capito, si affrontano gruppo Projetim Immobiliare contro Alitalia Club, il primo turno preliminare. Colpo di tacco del suo numero 17 Ciasca. Recupera nel frattempo il numero 10 Milone. Deve respingere in calcio d'angolo l'estremo difensore dell'Alitalia, che rischia ancora una volta. Negro arresta la corsa, lancia in avanti verso Guaglianone, che riesce a girarsi con il sinistro, il diagonale insidiosissimo di Guaglianone. Ancora un'occasionissima per il gruppo Projetim. Baldelli con il petto intercetta tutto Guaglianone, che va verso Piras. Ancora una volta il numero 1 Laina deve metterci il guantone. Verso Piras, anticipa tutto Baldelli, rilancia Cosenza, Torri di testa, la recupera però Ciasca, palla sul destro, lo esplode alto sopra la traversa. Piras, ancora Negro, attacco insistito del gruppo Projetim. Chinagli all'interno dell'area. Per poco non trova la porta Guaglianone. Ancora ad un soffio dall'1-0 il gruppo Projetim. Lancio verso Callarà, che riesce ad eludere Piazza. Ancora Callarà sul secondo palo. Ciasca al volo! Risponde in maniera egregia l'Alitalia, che per poco non si porta anch'essa sull'1-0. Ora il numero 17. Stato seguito bene però da Ottaviani. Prova a rientrare sul destro Guaglianone. Si apre lo spazio per lui. Il tiro sul secondo palo. Le manone del numero 1 Laina. La palla in corner. Piras di testa. Prova a rimetterla dentro per Chinagli. Adesso è sbilanciato il gruppo Projetim. Ciasca. Il numero 5 Tassone. Era un 4 contro 3. L'ha mandata fuori l'Alitalia. Quando arriva anche il duplice fischio, finisce 0-0 il primo tempo tra Alitalia e gruppo Projetim. Pampana. Ancora Pampana. Verso Ciasca. Rientra sul destro il numero 17. Il diagonale perfetto di Ciasca. È l'1-0 dell'Alitalia. E adesso il gruppo Projetim deve assolutamente pareggiare 1-0. Marchetti alla battuta. Verso Ciasca, può girarsi il numero 17, buona la finta, palla sul sinistro, la doppietta di Ciasca, il 2-0 e molto probabilmente la partita messa in ghiaccio. Adesso servono due gol in 3 minuti più recupero per il gruppo Projetim per poter passare il turno. Nazareth, ferma tutto Cosenza, Ciasca, mette ordine, rallenta la manovra, non ha fretta l'Alitalia Club, e Ciasca questo lo sa. Ancora il numero 17, a servire Cosenza, di nuovo per Ciasca, lo stop, il tiro! E suggella così una prestazione fondamentale, è la tripletta, è il 3-0, è la fine di questo primo turno preliminare che vede passare l'Alitalia Club grazie alla tripletta del suo cannoniere Ciasca, è 3-0. E quando arriva il triplice fischio del direttore di gara, tre i fischi come tre i gol di Ciasca che portano il gruppo Projetim al secondo turno contro il Real Soccer Team. Aveva un solo risultato a disposizione la squadra in maglia bianca. La vittoria c'è riuscita con tre gol del suo cannoniere. Finisce 3-0 tra Alitalia e gruppo Projetim Immobiliare.